parlavamo fra le passeggiate. Chiupa. Chiupa. Saluta la gente, rompicoglioni. Ecco, bravo, girati dall'altra parte. Fai bene. Ecco, non dire una parola, non rompere i coglioni. Io che palle con sto Renga. Ho messo Biagio Antonacci perché a me Francesco Renga mi ha rotto i coglioni. Non ci credevo. Detto è lei o no, tra tanti amici, non ti aspettavo qui, solita sera, la solita tribù, tu che mi dici? Da notare le stelle, stai sempre con i tuoi, sono le stelle di notte. Un'emozione forte e ti accompagnava ancora la solita canzone. Ma quanto tempo è ancora? Mi fai sentire dentro quanto tempo è ancora? Rimbalzi tra i miei sensi quanto tempo è ancora? Ti metti proprio al centro. È meglio così, ti levi dai coglioni. Che se te ne vai adesso, mi rendi me felice. Ma perché non ti levi dai coglioni? Così ci fai un favore. Perché non te ne vai a fanculo? Sono i tuoi, i miei no. Guardali bene, non cambieranno mai. Vabbè, dai. Metti in pausa, aspetto che finisce la musica, forse no qua. Allora, vedo un attimo di specificare bene, sperando che sia l'ultimo. Vabbè, non lo so. Adesso faccio sto video sperando che serva qualcosa, ma tanto servirà ben poco. Allora, salta su il solito personaggio che tra i miei commenti e comincia a dire, ma quella, allora, uno salta fuori che dice che io non devo mangiare mentre faccio il video. Vabbè. L'altro salta fuori e dice che se posso evitare di fare i rutti mentre faccio il video. Non dico che non abbia ragione. Ecco. Poi salta sull'altro e dice, ma se posso evitare di essere così volgare nel parlare. E va bene, non dico che non abbiano ragione. Vabbè. E poi l'altro salta sull'altro e dice, ma scusa, ma dice con me, ma scusa, ma perché non metto, perché io dovrei mettere in pausa il video se mi scappa da ruttare. Allora, io non so a casa tua quando ti scappa da starnutire, se riesci a sapere in anticipo quando è che starnutisci, perché di solito uno starnuto, per esempio, è una cosa che viene quando meno te l'aspetti. Quindi non so, la prossima volta quando sarò un veggente, che dico, oh, fra 2 minuti mi scappa un rutto, aspetta che metto il pausa al video. Ma che discorsi sono?
Ma la gente, boh, siete mica normali. Comunque, per chi mi avete preso? Cioè, no, no, per chi mi avete preso? Per uno che rutta, che per una persona volgare e maleducata, forse sarò maleducato, non lo so, però. Cioè, allora, io non faccio lo youtuber, non lo faccio. Non me ne frega un cazzo, non so se l'ho scritto anche apposta perché mi è capitato tempo fa che c'era uno che mi rompeva i coglioni, cioè che mi rompeva i coglioni, che mi sfotteva, che poi a me non me ne frega un cavolo, mi sfotteva perché io allora avevo, mi sembra, 70 iscritti e qualcosa. Allora mi ha risposto, ah, infatti si vede quanti iscritti hai tu, come dire, io ti guardo, è bello che io non faccio mica lo youtuber, a me non me ne frega un cazzo anche se ho 10 iscritti, no, io non ci guardo neanche, non mi interessa niente, figurati a me che cazzo me ne frega, sei te che ti devi preoccupare degli iscritti che non vuoi lavorare e vuoi guadagnare i soldi senza fare un cazzo, semplicemente facendo lo youtuber, vabbè. Allora, siccome che qua oggi ho visto che sono tutti youtuber, praticamente, e quindi... Non vorrei che la gente mi venga a scambiare per uno youtuber. Io non faccio lo youtuber. Io e altre poca gente su internet, per fortuna, ma siamo sempre 4-5, si contano sulle dita la gente come noi. Poi io non sono, diciamo, non ho una dote particolare nei fare i video, quindi a me se vengono male poi non me ne frega niente. Ripeto, quello che faccio lo faccio per me. Mi va di farle e basta, finita lì. Poi non è che mi diverto a stare sempre lì a fare i video, cioè mi va quando mi va lo faccio, quando non mi va non lo faccio. Comunque ho più piacere se c'è una persona che magari, non dico su tutti i video, però magari su un video su 100 magari gli piace, ho più piacere che c'è una persona che gli piace che 100 persone che vengono a rompere i coglioni e basta. Quindi, allora, detto questo, io non faccio lo YouTuber perché se facevo lo YouTuber scappa un ruttino, va bene. Allora andiamo col computer, tagliamo il video nella parte del piccolo rutto, poi lo rimontiamo come fanno gli altri in modo che viene fuori un video perfetto, no? Ma io non me ne frega niente perché io non faccio lo youtuber, quindi non sto a perdere tempo per fare quelle cose. Comunque, fatto sta che io sono così nei video e nella mia vita reale, naturale. Ma che discorsi sono? Cioè, se io sarò quello che sarò, non mi interessa. Di sicuro di questi tempi non sono né falso né bugiardo. E non fingo, non ho due facce io. Non è che la mattina mi lavo due facce, io la mattina me ne lavo una sola. Perciò così sono io reale nella vita. Quindi, perché io devo cambiare perché certa gente non gli va bene? Beh, che discorsi sono? Cioè, quando uno è fuori, in mezzo, se uno va non so, in una piazza, ecco, in mezzo a della gente. Ci sono le persone educate, ci sono le persone maleducate, ci sono le persone un po' meno educate, è una via di mezzo, ci sono tutti i tipi di persone, no? Quindi non è che io devo cambiare, io devo essere me stesso, non me ne frega niente. Questo non vuol dire che giudicare una persona perché uno in un video gli scappa un piccolino rutto, che io non rutto mai, mai, va bene? Ecco. Perché uno gli scappa un piccolo rutto o un piccolo starnuto, o perché sta mangiando, non so, un pezzettino non so, di pizza, che cavolo, non so io, è così, allora non devi mangiare mentre fai il video, non devi, ma non ho capito, cioè io se vengo a casa tua, ti devo dire a te a casa tua come devi fare, come devi parlare, come ti devi muovere, ma uno a casa sua farà quello che vuole, beh. Ma guarda te, beh. Scusa, adesso. Comunque, perché pensate che i bambini, i ragazzini di oggi non abbiano già imparato le parolacce dai genitori che poi vanno a scuola e le ripetono? Ma dai, va là. Non è mica la parolaccia che una persona è volgare. È volgare in altre cose, non nelle parolacce, se scappa ogni tanto una parolaccia, no? Cioè, ci sono tante cose che uno dovrebbe capire col cervello, ma non ci arriva a capirla. Quindi, sperando che conti qualcosa, questo è spero che sia insomma, un video definitivo per mettere le cose ben in chiaro a certa gente che non mi venga che è il cazzo. Cioè, se non ti piace perché dico la parola cazzo, non mi viene un altro termine. Cioè, non so cosa farci. Cioè, come in televisione, se chi guarda la televisione, io no.
c'è Vittorio Sgarbi che dice delle parolacce dalla mattina alla sera, come quando c'era tempo fa, non mi ricordo che si chiamava Germano Mosconi, che diceva delle parolacce anche lui dalla mattina alla sera, e la gente rideva per dire, vabbè. Quindi ci sono tante persone che dicono parolacce al mondo, e io sono meno volgare di quelle persone lì. Non è che dico sempre le parolacce. Però non è che uno deve giudicare gli altri perché uno dice una parolaccia o perché scappa un piccolo rutto o perché, non lo so. Ragazzi, oh, a me nessuno mi deve dire come cavolo devo fare io i miei video. E comunque non mi sembra di essere chissà chi o chissà cosa. Cioè, non miei video, non c'è cattiveria nei miei video. Ecco, negli altri video, bene o male, ho visto che c'è solo della cattiveria. Quindi, volete la gente educata, però cattiva, falsa, bugiarda, ipocrita di merda, ecco un'altra parolaccia, andate a vedere i loro canali. Io sono vero, non sono un ipocrita, non me ne frega niente, non sono falso, non recito, non devo fare finta, non devo leccare il culo a nessuno. Non me ne frega un cazzo. Perché io ho la coscienza a posto e quindi non vedo niente di male. Perché uno dice ogni tanto una parolaccia o perché gli scappa un piccolo rutto. Cioè, cosa devo farci? Non lo so. Ma guardate che roba. Quindi, se qualcuno apprezza che i miei video sono veri e reali, spero che apprezzi quello. Poi dopo, se mi fa un commento e gli rispondo con una parolaccia o in modo un po' volgare, beh, cosa devo dirgli? Cioè, io gli rispondo altrettanto, mi viene a rompere le scatole, ma va a cagare, no? Non lo so io. Poi comunque, insomma, io sono sempre qui alla sera con il mio amico, che anche lui ascolta la musica. E ci facciamo i cavoli nostri. Scusa, non ho capito. Basta, finita lì. Non ho altro da dire. So solo che mi sono rotto i coglioni, cioè, tutte le volte. Insistono, insistono. Gli rispondi anche delle volte, ma nonostante quello, continuano a rispondere. Continuano a rispondere. Cioè, non lo so. Boh. Cioè, allora uno non deve starnutire. Mi devo tappare la bocca? Non lo so. Cioè, non può capitare uno che fa uno starnuto? Non lo so. Cioè, io, boh, non lo so. Veramente, cioè, non. Boh, vabbè, come se. Cioè, io non sono mica un arabo, non sono mica in Arabia che ruto dalla mattina alla sera. Porca miseria. Cioè, se ho mangiato. Mi capita di mangiare due arance e poi dopo mi fa quell'effetto lì, ma che so io da fe. A parte che io sono uno che sto attento a quello che mangio, sto attento a tante cose, non bevo, non fumo, faccio attività fisica tutti i giorni. Non è che questo voglio dire, non è che sono uno grosso, col panzone, che scorreggio dalla mattina alla sera perché c'hai gas dentro lo stomaco, perché mangia delle porcherie dalla mattina alla sera e rutta dalla mattina alla sera. Non sono quel personaggio lì. Quindi. Che cazzo vuoi? Cioè, non ho capito. Basta, finita lì. Andate a rompere i coglioni a casa vostra. Io non vado dagli altri a dire. È un po' come quando c'era la pandemia, il 2020, che c'erano. C'era, insomma, la gente usciva fuori, tutti quanti uscivano con la mascherina, no? Allora un giorno vado lì in farmacia perché dovevo andare in farmacia e allora ero lì fuori che facevo la fila perché non si poteva entrare. Allora c'era sta stronza e sta rotta in culo e lei si mette la mascherina, mi fa con me. Io la guardo, mi ha detto ma che cazzo vuoi? Così. Oh, la gente subito, oh, Madonna, questo è un maleducato. Cioè, sono un maleducato? Sei tu che mi stai rompendo i coglioni. È una vita che esco di casa, però mi faccio i cazzi miei. Vado in un negozio, entro, mi
mi serve questo e questo, grazie, buongiorno, buonasera, arrivederci, basta, finita lì. Io non vado in giro, esco di casa per andare a rompere il cazzo agli altri, e tu mettiti la mascherina, e tu mettiti quello, oh, ma chi cazzo sei? Ma come ti permetti? È uguale, la stessa identica cosa. Ecco, quindi dopo non vi lamentate se la gente è maleducata, per forza che sei un maleducato. Cioè, non so io. Ma insomma, fatto sta che dopo poi mi ricordo che non era il primo episodio, una volta ho litigato anche al supermercato perché un altro idiota paranoico di merda, come quelli di oggi poi, ancora oggi anzi, ero lì alla cassa del supermercato, ho fatto la spesa lì, quindi appoggio la mia spesa sulla cassa insomma, perché dopo c'è pure il nastro trasportatore, no? Che dopo piano piano arriva là e lei prende la roba e col macchinino bip bip bip, no? E ti dice il prezzo e via, paghi e via. Davanti a me c'era uno lì che parlava in romagnolo, che mi dice "Eit prisia", mi fa com'è, come, che vuol dire hai fretta. Io lo guardo, ma ci avevo messo anche il separé, quindi quei cose di plastica o di cartone, che a volte sono di cartone, che metti in mezzo per dividere, per far sì che la cassiera non confonda la tua spesa con quella dell'altro. Ma io avevo lo spazio. E allora questo mi fa com'è, e mi fa com'è. Allora mi fate girare i coglioni, che aveva anche una certa età, ma a me non me ne frega un cazzo perché io sono sempre quello che io non guardo in faccia a nessuno, non guardo neanche le tasse, io non vado fuori a rompere i coglioni a nessuno e pretendo altrettanto. Insomma, alla fine mi stavo incazzando, dopo gli volevo anche mettere le mani addosso perché ci mancava poco. Dopo sono venuti due cassieri, stai buono, stai buono. Poi c'erano i bambini lì, un genitore con dei bambini, che un'altra bambina che piangeva perché mi stavano girando i coglioni. E dopo, vabbè, ho detto, guardate la bambina, effettivamente hanno ragione, dai, meglio che sto calmo. Allora dopo gli ho detto sto qui, sto imbecille, gli ho detto aspettami che adesso vengo fuori. Infatti dopo quando sono andato via per andare a casa questo qui non c'era più, era sparito perché aveva capito. E vabbè, per dire. Quindi la gente è paranoica, poi dopo quando c'era da fare la spesa bisognava tenere la fila di un metro di distanza l'uno dall'altro perché il virus vola, no? Poi dopo un metro si ferma, è stanco, cade giù per terra perché è stramazzato perché è stanco. Allora c'è gente che non sa nemmeno quanto sia un metro, c'era della gente che stava a 3 metri di distanza l'uno dall'altro. Allora dissi: ma porca puttana, ma cosa facciamo qua? La fila fino a coso? Dall'altra città, perché per 4 persone, diciamo, quel supermercato non basta più. E c'era quello che cagava il cazzo, e lei ci tenga a distanza, quell'altro rompicoglioni. E siccome che io sono sempre stato uno che non sono mai uscito di casa in tutta la mia vita per dire agli altri cosa devono fare e cosa non devono fare, a me non me ne frega un cazzo, finché tu non mi vieni a rompere i coglioni a me, io sto zitto. Ma se tu mi rompi i coglioni, o ti metto le mani addosso, per fortuna non è mai successo in tutta la mia vita, o se no ti mando a fanculo, te, tutta la tua generazione, tutta la tua famiglia. Che poi se tu pensi che sono un maleducato, a me non me ne frega niente, perché io sono sempre stato così. Come esco di casa, non do fastidio a nessuno, penso di non dare fastidio a nessuno, mi faccio i cazzi miei, esco di casa solo se ho bisogno per fare la spesa, per prendere, insomma, le commissioni di casa, per andare in posta, pagare le bollette, quelle cose lì. Vado lì, mi serve questo. C'è? Sì, c'è. Bene, non c'è? Vabbè, lo stesso, vengo un'altra volta. Mi serve questo e questo. Quant'è? 50 euro, via. Pago. Buongiorno, grazie, arrivederci. No, adesso? Adesso, insomma. Sembra che sia tornato normale, ma non è così. Fino a tempo fa, scusi, no? Lei si deve mettere la mascherina. E quella, lei si deve mettere, si tenga a distanza. E quell'altro, tutta una rottura di cazzo dietro l'altra. Tutta. Fatto sta che da 2020 in poi ho capito che è meglio che veramente sto a casa mia, perché sennò io sono una bomba dell'orologeria. Quindi dopo mi incazzo e non va bene. E quindi anche nei miei video pretendo che la gente non mi venga a rompere i coglioni. Perché
Se non ti piace perché c'è qualche parolaccia ogni tanto così, perché pensate che quando siete in mezzo alla gente normale, in mezzo alla piazza, per fare un esempio, quando uscite di casa, che vi pretendo, volete dire anche agli altri quando uscite di casa come devono parlare agli altri? Volete anche dirgli agli altri come si devono vestire? Cioè, se io sono in mezzo alla fila, a me è capitato di essere anche in mezzo alla fila per fare la fila per delle commissioni, so, in posta, in banca, che cavolo ne so. Addirittura una volta mi hanno voluto obbligare ad andare a Mirabilandia che io non ci volevo nemmeno dare. E davanti a me c'era la fila con della gente che fumava la sigaretta. Io non fumo, ma il fumo mi dà fastidio. Ecco. Io ci potevo dirlo, mi scusi, può non fumare la sigaretta. Io non sono fatto così, non gli ho detto un cazzo. Però magari c'è chi gliel'ha detto, ma non contava niente. Perciò io non dico nemmeno quello. Io non vado in giro a dire agli altri, scusa, tu non fumare, tu non ti vestire così. Tu qui, tu là, io non sono fatto così. Quindi pretendo altrettanto, perché la gente è nata per rompere i coglioni. Quindi una volta esco di casa, un attimo, ecco, dicevo, una volta, allora esco di casa, insomma, ero giù in giardino, pulisco il giardino, faccio i sacchi neri pieni di erba, non mi ero accorto perché non c'era. Dopo l'ha messo dopo, cioè, di fianco al cassonetto c'era il cassonetto delle ramaglie. Siccome che, dico la verità, non c'era fino a tempo, a giorni fa, giorni prima, non c'era, perché a volte non so perché il comune di qua li mette, di là non li mette, non lo so, e io andavo a buttarli lì nell'indifferenziata, indifferenziata. Comunque sia, cioè io comunque non è che abbia fatto nulla di male, perché comunque è sempre indifferenziata. E ad ogni modo, per come la vedo io, non è roba che inquina. Vabbè, fatto sta che un signore lì mi vede, mi fa per strada. Senta lei, ma non può buttarle lì nel cassonetto delle ramaglie? Ora non voglio discutere se aveva ragione o non aveva ragione. Allora, fatto sta che io sono così, caratterialmente, scusi, ho detto, lei ce l'ha una casa? Sì, ma perché non si fa i cazzi suoi a sta casa sua a rompere i coglioni? E dopo, sai, la gente si sparge la voce, la gente dice, ma quel ragazzo lì è un maleducato, a me non me ne frega un cazzo. E la gente è nata per rompere i coglioni. Allora, quando io esco di casa, che vedo nei marciapiedi le macchine che parcheggiano dove non devono parcheggiare, le macchine che parcheggiano sui marciapiedi, che non riesci nemmeno a camminare, gli stronzi di merda, cosa devo fare? A tutti quelli che vedo, tutti quelli che si fermano, che parcheggiano, devo stare lì a dire a loro quello che devono fare o non devono fare? No, non mi sta bene, no, non mi sta bene, però sto zitto, cambio marciapiede, o mando in mezzo alla strada, non me ne frega un cazzo. Però io, come si dice, non dico niente a nessuno. Perché non voglio parlare con nessuno, non voglio discutere con nessuno, non voglio litigare con nessuno. Sono fatto così. Quindi qual è il discorso? Che alla fine quello gli ho detto, guardi che non è che io sono qui a guardare se lei ha ragione o no. Io semplicemente non voglio che gente che mi viene a rompere i coglioni, che sta a guardare quando io esco di casa, dove cazzo vado. Se vado a buttare via l'immondizia dove la butto, quello che butto via, eccetera, eccetera. Perché c'è anche gente che va addirittura dentro i cassonetti per andare a vedere quello che uno va a buttare via. Quella è gente che non ha un cazzo da fare nella vita. Come quella gente che abita proprio lì davanti ai cassonetti, che hanno il balconcino lì, che non hanno un cazzo da fare tutto il giorno, che stanno lì, affacciati al balcone, e dicono, e senta lei, e quello non lo deve fare, quello non ha... Ma vaffanculo, va. Dazza di robe, oh. Sta gente di merda, oh. Cioè, ma dico io, cioè, neanche fossi uno zingaro, cioè, c'è la gente che va in giro, i muratori e le ditte di lavoro che con i camion che vanno a scaricare le macerie dove capita, fanno le discariche abusive, no? Poi mettono gli autovelox in strada, con le telecamere ti fanno la multa se vai a 1 km/h più forte. Però in quei posti lì le telecamere non le mettono, capito? Ecco, per dire. E mi vengono a rompere il cazzo a me perché vado a buttare via l'immondizia, anche se sbaglio il cassonetto, però vado lì. Non è che vado a scaricarla in strada. Quindi io non sopporto queste cose qui. Quindi, finita lì, questo è solo un esempio. Io non vado da nessuno a dire, ehi tu, fai qui, ehi tu devi far là, ma chi cazzo sei? Al massimo, se tu pensi che c'è qualcosa che non va bene, chiamerai le forze dell'ordine, chiama chi cazzo ti pare, ma non mi rompere i coglioni, fatti i cazzi tuoi.
Quello che la gente deve imparare oggi è di farsi i cazzi suoi. Quindi fatevi i cazzi vostri, non rompete i coglioni alla gente e imparate questo dalla vita, perché vivrete anche più sereni. Ecco. Cioè, ma guarda Teo, cioè, ma vi rendete conto che se ci siete tra questi qui che state guardando questo video, che state rompendo i coglioni? Ma non lo so io. Vabbè, comunque, cosa posso dire? Non so. Finisco il video. Mi è capitato degli emeriti rincoglioniti nella vita che ho dovuto spiegare. Io ho questa teoria. A certa gente gli spieghi le cose, non conta un cazzo. Sì, poi tanto non hanno capito niente. Se tu, quando vedi che non capiscono, ma gliele dici in modo volgare, cioè cominci a urlargli in faccia le cose che dovrebbero capire, con le parolacce e tutto, questi cosa fanno? Si offendono, se la prendono, si irritano, e bene o male dopo si ricordano. Forse non conta niente lo stesso, però bene o male si ricordano, perché le cose a certa gente o gliele dice così, o gliele dice a bastonate in testa, per dire, a modo di dire, cioè. Ecco, quindi è fatica comunicare con le persone. Se oggi la gente crede che al mondo le persone sono tutte per bene, le persone sono tutte a posto con la testa, non hanno capito un emerito cavolo di niente. Perché questo lo posso confermare, e chiunque potrebbe, può dire sì che ho ragione, perché basta capire una cosa come questa. Se qualcuno va da qualsiasi posto del mondo, in qualsiasi parte, in un condominio, in un giardino, in strada, in una sala della stazione del treno, dei treni, non lo so, in qualsiasi posto, in un ufficio di qualsiasi posto, lasciate lì il portafoglio sulla panchina, fate finta di dimenticarlo. Non so, una ragazza, una signora, dimentica la borsa lì col portafoglio dentro, fa finta di andare via. Voi pensate che qualcuno vada lì a prendere il portafoglio e che ve lo riconsegna a casa tramite i carabinieri? Ma voi pensate che siano tutte per bene le persone? La domanda è: chi comprerebbe quest'auto, questa microcar, da usare in città? Troverete sicuramente il 98% dei casi vi apriranno il portafoglio, vi ruberanno i soldi che sono dentro, ammesso che ce ne siano, e poi il portafoglio ve lo lasciano lì. Dopodiché qualcuno, magari un addetto delle pulizie, giusto perché c'era l'addetto delle pulizie, allora magari lo va a consegnare alla stazione dei carabinieri, se tutto va bene. Se no, c'è quello che lo prende, lo lancia giù nel fosso, non gliene frega un cazzo. Questa è la realtà di oggi. Quindi, se qualcuno pensa che le persone di oggi sono tutte per bene, sono tutte oneste, sono tutte a posto, io domani, però me lo dovete confermare con dei dati di fatto, con dei fatti reali, mi dovete smentire quello che dico, fatelo come cavolo vi pare, però fatelo, io vi faccio un bonifico di 200 euro, modo di dire, 300 euro, va bene, siamo buoni, 300 euro. Se io dico cazzate o no. Ecco. Dov'è qua? Voglio far vedere in questo momento la data di sposto. Questa è una, penso, una mini car, un quadriciclo cinese Ok. Quindi, ripeto, 30 minuti di video. Fatevi i cazzi vostri, va bene? O aspetta, fatevi gli affari vostri, ecco, così non è volgare, va bene? Oh, e non rompeteci i coglioni, fatevi
Fatela finita. $2000. Quindi, $2000 in Cina. Imparate a non giudicare gli altri per come parlano o perché o per come sono vestiti o per altre cose che per vostre, per altre paranoie mentali, perché dovete prima capire che la maggior parte delle persone hanno delle paranoie mentali, dei viaggi assurdi che ci fanno dentro la testa. E prima di tutto, se uno impara questo, impara un grosso, fa un grosso passo in avanti. Seconda cosa, molte volte anche io ripeto, sì, vedo qualcuno, magari mi è capitato di vedere uno con la cresta nella testa, con i capelli rasati, aveva lasciato solo la cresta lì nel mezzo. Io lo guardo con l'orecchino, i capelli colorati di blu, lo guardo dentro di me e penso come cazzo è messo questo, però non lo dico, sto zitto, me lo tengo per me. Vabbè, per dire, ma mi faccio i cazzi miei, sto zitto, non vado da lì e dico scusi, ma lei come cazzo è vestito? O come cazzo è pettinato, non faccio questo. Tu cosa fai? Vieni nei miei video e mi viene a dire a me che io non devo evitare di parlare, ma come cazzo, ma che cavolo vuoi? Ma che cavolo vuoi? Ma vaffanculo, va. Ma andate a cagare. Ma. A parte il fatto che la gente oggi, io sono l'unico che parla in italiano, l'unico. Perché adesso la gente parla addirittura in altre lingue. Ah, questo è easy. Easy, per non dire facile, easy. Ah, questo è il mio showroom. Per non dire, vabbè, che cazzo, non so cosa vuol dire. Questo è il mio. Vabbè, insomma, parlano in altre lingue lì per fare. Tutte persone che piacciono a voi, gentili, perché educate, che non dicono parolacce. Per forza, sono come i rappresentanti vengono davanti alla porta di casa vostra, vestiti eleganti. No? Tutti gentili, educati, no? E sono lì per mettervela nel culo. Però voi non capite un cazzo perché siete rincoglioniti. Però vi fate, che bravo questa persona, che gentile, com'è elegante. Ma guarda, le persone brave e gentili sono tutte eleganti. Vanno in giro in giacca e cravatta in estate, poi no? Vabbè, con le scarpe di cuoio, di pelle. Però sono gentili, eleganti. Ma è impossibile che con una bella faccia, un bel viso, curato, i capelli ordinati, curati, un bel sorriso, ma è impossibile che ve la mettono nel culo. È brava gente? Ma certamente, la brava gente si giudica dall'aspetto esteriore, non da quello che fa. Rincoglioniti. Ma andate a fare in culo, va là.